Ciao amici e bentornati su Zio Orso, il canale per i makers. Io sono Mauro e oggi in questo breve video voglio presentarvi il contest per il mio canale Telegram. Ormai lo preannuncio da un mese e finalmente è arrivato. Sto parlando del contest dedicato a tutti gli iscritti al mio canale Telegram. Per chi non fosse già iscritto, vi spiego velocemente di cosa si tratta. È semplicemente una chat all'interno dell'applicazione Telegram che potete scaricare gratuitamente all'interno dello store del vostro smartphone. In questa chat io pubblico eh, link di occasioni e prodotti eh, riguardanti il mondo del fai da te, oltre ovviamente a dei sondaggi riguardanti il canale YouTube e anche qualche informazione riguardante sempre la vita del canale YouTube. Quando pubblico dei post, io spunto sempre la campanellina in modo che voi non riceverete delle notifiche fastidiose e potete guardare tranquillamente quando sarete più comodi cosa ho pubblicato. Il canale Telegram è fondamentale per il mio canale YouTube, infatti come sicuramente avrete fatto caso all'interno dei miei video non ci sono inserzioni pubblicitarie e questo significa che voi potrete godere dell'intera durata di un video senza interruzioni fastidiose, le uniche inserzioni le pubblica automaticamente YouTube. Come sapete per i media pubblicità è uguale business e io in questo caso ci ho rinunciato. L'unico modo che avete quindi per aiutare il canale YouTube, oltre a commentare e condividere i video e dare zampate fortissime sui like. A proposito, se non l'avete ancora fatto, datele una bella zampata sul like, è quella di acquistare su Amazon passando tramite il mio link. In questo modo voi non spenderete un centesimo in più, però il canale potrà beneficiare di una piccola percentuale da reinvestire in contenuti. La stessa cosa si può dire per il canale Telegram: infatti, se acquisterete prodotti che vi interessano, tra quelli che io linko giornalmente. Il canale YouTube potrà beneficiarne e potrete assistere quindi a contenuti sempre qualitativamente migliori e più interessanti. Ma ciancio alle bande, bando alle ciance, si parlava di un contest, giusto? Vi faccio vedere brevemente cosa potrete vincere all'interno del contest. Si tratta di 5 premi, due dei quali verranno messi in palio in ogni caso, mentre 3, quelli più succulenti, verranno messi in palio soltanto al raggiungimento di un determinato numero di iscritti su Telegram. Ci tengo a dirvi che i premi li ho chiesti alla RibiMax in occasione del video sul loro trapano abitatore professionale di cui trovate il video nelle schede. Il primo premio in palio sono queste punte per legno, costano 4,50 euro e vorrei confrontarle con quelle altre che ho già in laboratorio, ossia queste Dexter che sono costate 8 euro e queste qui Crino che invece costano 16 euro. Che si può dire? Queste della Crino sono di qualità professionale e costano il doppio di quelle della Dexter e quasi il quadruplo di quelle della Ribimax. Quindi il confronto più ovvio è tra queste due di fascia obbistica. Quindi prendiamo comunque la punta del 10 di ogni set e diamogli un'occhiata. Eccole qui quindi, punte del 10, della Ribimax, della Dexter e della Crino. Come possiamo notare da una primissima occhiata, uh, quelle della Ribimax e della Crino hanno una simile uh, forma. Queste della Dexter hanno sicuramente un profilo molto più tagliente, però mancano di rompitruciolo e quindi tenteranno ad uh, intasarsi durante la lavorazione. Come vediamo, quella uh, Ribimax e questa qui della Crino. Hanno una forma molto più simile. Ovviamente la differenza starà nel materiale, ma durante la lavorazione questa caratteristica non viene fuori in modo così marcato. Quindi probabilmente sarà una questione di utilizzo all'interno del tempo. Eh, magari verrà fuori questa differenza di tempo. Qui, comunque, eh, per quanto riguarda la scelta tra le due di fascia hobbistica, sicuramente queste qui della Ribimax eh, meritano un'occhiata. Un in più perché comunque per il prezzo che hanno eh, sicuramente vale la pena eh, provarle. Secondo premio in palio è questo set di svasatori elicoidali a scalini. Eh, costano su Amazon 22 euro circa e hanno una bellissima scatola in alluminio. Ho un altro set come questo e pare perfettamente sovrapponibile a parte il fatto che il mio costa 40 euro e ha una custodia in plastica. Devo dire che è molto utile come accessorio e ci permette di fare fuori su moltissimi materiali in modo rapido e pratico. Il terzo premio sarà in palio se il 15 giugno ci saranno almeno 170 iscritti sul mio canale Telegram. Il premio è questo set di svasatori dal prezzo di 13 euro circa. Gli svasatori sono in acciaio HSS placcati in titanio con monotagliente e custodia in alluminio. Il quarto premio sarà in palio solo se raggiungeremo entro il 15 giugno 270 iscritti su Telegram. È una punta progressiva a gradini interamente fatta in acciaio e cobalto. È capace di forare Inox e resiste al surriscaldamento, costa su Amazon 28 euro. Il quinto premio sarà in palio se entro il 15 giugno ci saranno almeno 370 iscritti sul canale Telegram. È il trapano avvitatore della Ribimex che vi ho presentato nello scorso video, che avete già nelle schede. Il suo valore è 170 euro circa. Il video va al termine. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al mio canale Telegram. Vi faccio il mio in bocca al lupo per il contest. Vi ricordo che tutti i prodotti che avete visto durante il video li trovate linkati in descrizione. Per oggi è davvero tutto. Al prossimo video, ciao.